Ciao a tutti ragazzi e bentornati di Eurokai. Oggi siamo con Dead Space al sesto episodio. Sì. Ragazzi, abbiamo un nodulo, quindi ora ci faremo un potenziamento. No, la tuta è al massimo, quasi. La pistola pure. Io mi bomberei il fucile, io aumenterei un po' di danni. Ok, che è la seconda nostra arma preferita, la mia. E proseguiamo per la nostra avventura. Ok raga, io sto sistemando qua delle... il centro di comunicazione. Non so se sono delle antenne queste, comunque devo metterle tutte al loro posto. Farò dei tagli perché comunque è un po' noiosetta. E passiamo subito al dunque. Ok. Ok, siamo operativi. Forse ci siamo. Prova ad aprire un canale verso la Valor. Va bene. Ok, atterriamo qua. Ok, dovremmo inviarlo qua. Ora che le trasmissioni funzionano. Che cazzo è questo? Deadpool. Qui USM Valor. Trasmissione su tutte le frequenze alla USG Shimura in risposta al segnale di SOS. Ok, l'hanno ricevuto. Abbiamo raccolto la capsula 47. No. E avviciniamo alla vostra posizione. Questo messaggio si ripeterà ogni 30 secondi fino alla risposta. Ragazzi, la capsula 47 è quella dove abbiamo lasciato la capsula? Cazzo, la capsula lanciata da Chen, esatto. La creatura era a bordo. No. USM Valor, rispondete. La capsula che aveva USM mandato Valor. Hammond con dentro Chen, il nostro ex collega. Antenna a lungo raggio? No, qualcosa infetto. Blocca le paratie sul sistema di comunicazioni. Ma che? Ci sarà un'apertura manuale alla manutenzione. Mannaggia. Cerca di contattarli. E quindi questi che ci vogliono soccorrere, se hanno preso la capsula, potrebbero infettarsi tutti quanti con Chen. O almeno quel che ne resta. Oh cazzo. Intanto raga, ogni tanto sentiamo sempre dei scossoni nella nave. Eppure non ci sono più gli asteroidi. Non c'è più il campo di asteroide. Non c'è più il coso. Il coso grosso che abbiamo ammazzato. Non lo so cosa altro possa essere. Allora, qua vediamo se abbiamo un nodulo ancora. Ci potenziamo questa capacità. Che è la nostra terza arma usata finora. Di solito io come principale sto usando sempre la pistoletta. La pistoletta al plasma. Poi contro certi nemici usiamo il fucile. Oh, e questo chi è? No. Rallentiamolo, raga. Ok. Perfetto, l'abbiamo azzoppato. No. Cioè, l'ho ammazzato e si... e il suo corpo si è scomposto in più pezzi. Vivi. Che schifo che fa. Oh. Ma che è sto proprio? Via. Li ammazzate tutti? No. Mannaggia. Oh. Sti piccoletti sono quelli che mi danno più fastidio perché sono difficili da prendere. Ok, siamo arrivati all'antenna. Ma che palle però. Contattare manutenzione. Io sono il manutentore. Oh! Cazzo è? È il Leviatano. Il Leviatano, raga. Il sistema di comunicazioni dopo che l'abbiamo espulso. Vuole proprio arrendersi. Raga, ma è enorme. Ne abbiamo se usi cannoni SDA. Puntamento manuale come prima. Posso spararlo via dallo scafo. Bello. Ce la farò. Tu pensa alla valle. Raga, è una cosa gigantesca sto Leviatano. È grosso quasi quanto la nostra nave. Oh. Che figata però. Vai, gli spariamo addosso. Vai. Spara. Oh cacchio. Usa qua i cosi. Ma quindi ora ha più bocche. Quindi era solo un pezzo quello che noi avevamo affrontato prima. Pensavo fosse tutto. Invece no, era solo una piccola parte. Come vediamo ha più teste. Non è SDA.
Io ne vedo una sola. Ok. Ora andiamo da qua. Occhio a sti tentacoli. Saliamo, ok. Scendiamo. Fondamento manuale attivato. Spacca sta roba. Ah, finora è easy, raga. Occhio a ste palle di merda. Ok, io le evito. Vai, 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 spara, spara. Ok. Attenzione, cannone SDA distrutto. Come distrutto? Non c'è l'ossigeno, raga, perché... Ma porca miseria, quante cazzo ne ha sparate? No, oh, vabbè, ora ci dobbiamo passare. È diventato un campo minato, è cambiato il gioco. Dobbiamo andare all'altro cannone. Ok, cerchiamo di starci alla larga. Sblocchiamo questo. Ok, dobbiamo sparare sto roba. Ah, queste se gli sparo le robe ovunque, ma... Iii! Non voglio sprecare munizioni. Dai, che questo è l'ultimo, mi pare, no? Cannone SDA distrutto. Ma mica, non voglio usare l'altra. Porca miseria, ha distrutto il cannone, quindi ci devo sparare solo io? Vabbè, ok, esplode. Gli è esploso il brufolozzo. Sta uscendo tutto il pus. È morto. Morto e sepolto. È morto? Riprovo con il rilascio manuale dell'antenna. Vai, easy così? Ho caricato una trasmissione ed è pronta per l'invio. Raga, facilissimo è stato. Ok, rientriamo allora. Uscita da gravità zero. Uscita dal vuoto. Allora, ora ci mettiamo qua. Sì, finalmente. Sì, Valor, è contenta Daniels. Della USG Ishimura. Non aprite la capsula di salvataggio. Ripeto, non apritela. Mi okay. ricevete? Sempre se non l'hanno già aperta. Infatti l'hanno aperta. Deficienti. Ma io dico, ma non lo vedevate che c'era dentro? Cazzo, raga. Madò, raga, era la navetta che si è schiantata contro di noi. Quella che doveva soccorrerci. Invece ci sta facendo esplodere. Daniels, che c'è? Qualcosa ha colpito il ponte. Era un asteroide? Sono entrate nella Valor. No. Una nave di salvataggio. Hanno trovato la tua capsula. E quello che era cena è... Oh, cazzo! Bravo coglione. Quando un'altra nave riceverà l'SOS, saremo già morti. No, è quello che dico. Ho trovato una navetta sul ponte equipaggio intatta. Il registro dice che le manca il nucleo. Non ci porterà a casa. Un momento, forse... Se il nucleo energetico della Valor è integro, lo recupero e lo installo sulla navetta... Lo travasiamo. Dov'è la Valor? Alle comunicazioni. Stabilizzaci. Isaac, vado alla Valor con una tuta Eva. Vediamoci lì, cerchiamo il nucleo. Okay. La CEC si arrangi, io salvo il possibile. Andiamo, andiamo alla Valor, raga. La Valor è devastata, posso andare al ponte? Anche se ha fatto la cazzatona di lasciare Chen infetto dentro sta... dentro quella capsula che prima o poi sarebbe arrivata da qualche parte. Proprio un genio. Però non credo l'abbia fatto a po', cioè con quell'intenzione. Ah, qua ci sono i primi stronzoni. La Valor ha una testata da 12 megatoni. Il deposito siluri è danneggiato. Sistema subito la testata prima che qualcosa la inneschi. Ma quindi ragazzi, ora troviamo Chen. Sono un ingegnere nucleare, vero? Non serve che tu lo sia, stabilizza la testata e lanciala lontana dalle Ishimura. Cristo, Emond. Nessuno ti ha insegnato nemmeno a fare a pezzi i mostri con una lama al plasma. Non sei ancora deluso. Sì, ragazzi, sicuramente ci sarà Chen.
Non credo sia lui. Oh, come cazzo si muove questo? Oh, oh, oh. Ma che si sono evoluti? Era diverso questo. No, raga, se sono tutti così mi viene l'ansia. Io ormai mi ero abituato. I soldati dovevano avere le unità di stasi sulle armature. Quando hanno acceso quelle unità si sono fuse nei loro corpi. Sono ecco delle specie Ivan. Attento. Quindi sono modificati, raga. Qui comandante Cadigan a tutte le unità. Ah, siamo Deadpool. Assaliti da forze nemiche. I nemici sono alieni, ripeto, alieni ed estremamente pericolosi. Tutto il personale alle armi. E state fuoco zitto. Vediamo questo. Oh, oh, oh. Porca vacca. Oh no, si stanno risvegliando tutti i cadaveri che erano qua. Mannaggia. Prima questo, prima questo. Ragazzi, ma questi sono, sono più mostruosi, fanno più paura. Sono più grossi pure, più pompati. Mannaggia. Signor Clark, chi è? Pronto? Io devo parlarle. Chi parla? Dottor Terrence Kine. Ah, il dottor scientifico della Ishimura. Ho studiato il marchio. Ancora per io. Non parlo con gli unitologisti. Il pianeta non smetterà finché il marchio non torna. Non andatevene. Stai a vedere. Vabbè. Allora, qua c'è una testata. Che forse è il nucleo, ragazzi. Ho sentito già degli schifosi. Vieni, 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 vieni. Cioè, questo se lo facciamo esplodere, esplode. Giustamente. Spacchiamo tutto. Spacchiamo tutto. Facciamo dei disgraziati. Vai. Vai. Perfetto. Questo lo mettiamo qua. Quindi ora. No, questa non è il nucleo, è la testata. Una testata esplosiva. Faremo esplodere la nave. Ma prima ci prenderemo il nucleo, credo. Sì, perché la nave è piena di infetti, quindi la dobbiamo far esplodere. Ok. La testata è andata. Emon, non ha senso. Se la Valor era solo di pattuglia, perché una testata nucleare? Se avevano un obiettivo. Vero. Che altro c'è qua fuori oltre a noi? Già, lo so. Sto scaricando un rapporto munizioni. Ti apro un percorso per la sala motori. Prendi il nucleo energetico e via. Già. Quindi ragazzi, loro avevano attivato una testata nucleare perché si erano accorti di una minaccia, ma fatto fuori il Leviatano, io non so quale altra minaccia ci sia da poter usare una testata, a meno che non volevano usarla sulla Ishimura. Ma loro erano ignari di questa epidemia. Oh, 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 ma porca, questo mi ha fatto spaventare. Non usiamo questa. Tanto va lento come il cucco. Ragazzi, questa l'abbiamo potenziata, fa... fa un sacco di danni. Oh, sti schifi come li odio. Oh, madonna che... Oh, ma state... statemi calmi. Oh, raga, sono tutti che... tutti così. C'hanno... sono iperattivi. Cazzo, ma non male che ci abbiamo tanta vita. Oh, ma ancora. Cazzo, raga. Ma voi non potete vivere così, nemmeno da mostri. Fatevi curare. Non state bene. Io voglio uscire subito da sta nave. Quando è così ci stanno sti robbi, porca miseria. Che cazzo. Vai, vai, vai. Dovrei avere abbastanza munizioni comunque.
Oh, gli abbiamo saltato la testa, ma è ancora vivo. Questo ha le convulsioni. Crepa, cazzo. Crepa. Oh. Ma mi pare che ce ne sono altri, esatto. No, porco. Vaffanculo. Questo che è quello che si separa, no? Mannaggia, pure... pure i fringuelli ci stanno. Oh, questo esplode, questo esplode. Bello, bravo. Oh. Qualcun altro? Sì. Tu. Abbiamo finito? Isolamento da quarantena attivato. Meno male. Poligono non funzionante. Contattare la manutenzione. Che me frega a me del poligono? Beh, andiamoci. Lo senti? È Chen. Eccolo sul rig. Ma l'ho rinchiuso vivo. Chen è morto. Lo sai bene. Cazzo, il mio caporale. Chen, rispondi. È andato, ragazzi. È andato di capoccia. Cioè, sicuramente vede qualcosa sul rig, però non è Chen. Oppure è lui, però non c'è. Boh, non lo so. Di certo non ci puoi parlare come fa lui. Ma che cazzo, io lo sapevo. Rilevato rischio biologico. A posto. A posto. A posto, ci sono i disgraziati. Questo è incinta. Vattene. A fangul. Malo, i ranocchi di merda. Morti tutti? Ma che cazzo? Ma che due coglioni. Via via via. Mettiamoci. Ok. Questo lo shottiamo se lo prendiamo bene. Ce n'è ancora, sì. Vedo una cippa, dov'è? Esci le braccine. Bravo. Quello che c'ha le convulsioni, no, porca miseria. Questi mi fanno proprio... mi danno proprio fastidio. Cazzo, 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 un altro. No, ho finito le munizioni, porca. Ma vattene. Fanculo. Dai, oh. Oh. Schioppata all'aria. Ma che ancora, dai. Oh. Finché non dice... oh, porca vacca. Raga, questo è nuovo. Cioè, è simile a quelli grossi che abbiamo già fatto. Però è verde. Gli altri non erano verdi. Sparo tutto il caricatore. Non ha scampo. Non ha scampo. Ciao bro, non puoi fare un cazzo, ti rallento. Perfetto, ci ha dato un nodulo. Ah, tutto disattivato adesso. Il registro munizioni. Non c'era solo la testata, erano in assetto di guerra. Veramente? Non era una pattuglia, sapevano dell'Ishimura, qualcuno sapeva. Eravamo già morti appena arrivati. Ah, quindi erano venuti a farci il culo. Cioè no, cioè non... sì, a noi però... sapevamo che l'Ishimura era infetta ed erano venuti a sterminare tutta la nave. Qualcuno li aveva avvisati. E allora da un lato bene che hanno trovato Chen, perché altrimenti ci avrebbero bombardati. Quindi Chen da infetto ci ha salvati. Ok raga, siamo sulla strada per il nucleo. Dovremmo essere vicini ormai. Esatto. Questa è tipo la sala motori. Fa caldo qua. Eccolo ragazzi, ecco. No, si è chiusa la porta. Oh, Hammond. Cosa ci fa là? Mette Ishimura in allarme. Qualcuno apre la porta. È rimasto chiuso? No. Che ti ha fatto quella cosa?
Portiamolo sulla Canyon. Sparagli! Oh, ma vaffanbella, abbiamo perso Hammond. Coglione. Hammond! Non l'hai ucciso. Oh, occhio al nucleo, Si è fatto ammazzare come un cretino. Se gli sparava. Cioè, vabbè, raga. Non è detto che se gli sparava si salvava, eh. Abbiamo visto quanto sono resistenti questi mostri. I valori di Hammond sono piatti. Sì. Hammond è morto. Lui è cedere. Oh mio Dio. Cioè, dobbiamo andare, ragazzi. Dobbiamo uscire da qua. Perfetto, perfetto. Esploderà con tutti gli infetti dentro. Noi usciremo in tempo. Porteremo il nucleo sulla navetta e ce ne andremo. Con la nostra Nicole pure, magari. Siamo rimasti noi, Nicole e Daniels. Scappiamo, raga, scappiamo. Via, via, via. Porca miseria. Dai, dai. No, cazzo, c'è un mostro maledetto. Se vado di qua. Esatto, sì, questa è la strada giusta. Se andavo di là ero fottuto, raga. Vai, 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 vai. Andiamo da destra, a destra. Porca miseria, pure la scossa. Dai, 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 dai. Porca puttana. Ho capito. Via. Di qua. Anche perché è l'unica strada, raga. Vabbè. Ok, via. Perfetto, fuori, 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 che sta per esplodere. Oh. Non sto capendo niente, sono ubriaco. Aia. Ok. Ok, siamo nella Ishimura, perfetto. Così, a culo. Bene. Bene, 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 bene. Ora dobbiamo andare nella capsula di salvataggio. Sono qui. Cazzo, ci è mancato poco. Chen, Johnston e ora Hammond. E rilevo movimenti dalla mano. Credo che qualcuno di quei soldati mutati sia riuscito a salire a bordo. Ma come? L'energetico della Valor? C'è sangue ovunque. Però ci siamo. Dio, fa che Hammond non si sbagliasse riguardo la navetta. Ha detto che era sul ponte equipaggio, con tutti gli mitologisti della nave e il loro marchio. Adesso bisogna... Aspetta, qualcuno ha aperto la porta vicina all'atrio del ponte? C'è qualcuno. Puoi arrivare al ponte equipaggio, ma chi ha quel tipo di autorizzazione? Isaac, c'è qualcosa, ma dobbiamo prendere quella navetta. Ti supplico, fai attenzione, siamo rimasti solo noi. Purtroppo sì. Quindi ragazzi, sempre più problemi. Non solo ancora, io vi ricordo che quel dottore maledetto è ancora in vita. Ma in più qualcosa dalla nave che è esplosa è entrato qua sulle Ishimura. Qualcosa o qualcuno. Oh, porca vacca. Ma levati dal cazzo. Raga, l'avete sentito? Tipo delle grida. Ma non so se sembrano umane. No, non sono umane, raga. No, sono di un mostro, di qualcuno. Sì, qualcosa è entrato, raga. Ce lo siamo portati qua dentro. Allora, penso sia arrivato il momento di potenziarci. Abbiamo 36k. Prendiamo queste, così arriviamo a 60.000 quasi. No, 56.000, sì. Sì, sì, sì. E ci pompiamo la tuta, ragazzi, così abbiamo più difesa e più slot pure nell'inventario. Credo anche che questo sia il livello massimo che può raggiungere la tuta come potenziamento. Il super soldato di Ottone. Sì, sì, questo è il potenziamento massimo, raga. Siamo ricoperti di... ottone. Raga, poi ci potenziamo pure le armi. La pistola. Ok, possiamo potenziare la pistoletta, quindi. Ok, no, non lo possiamo fare quello.
Dobbiamo andare su. Prima qua. Aspetta, potenza di fuoco, danni. Ok. Ci sono quattro noduli, io potenziare la tuta. Danni la lancio, PS. Poi ci abbiamo l'ultimo. Ci facciamo su energia della stasi. Ok. Isaac, ti sto perdendo. Qualcosa sul ponte equipaggio interferisce con il segnale. Immagino cos'è quel qualcosa. Cosa? Merda. Il ponte è isolato, ma la supervisora può girare il blocco. La supervisora. Quanto ci vorrà per installare il nucleo sulla navetta? Non lo so. Sempre che nessuno provi a fermarmi. Forza, non possiamo lasciargli il marchio. Ok. Va bene ragazzi, andiamo nella navetta e installiamo sto cacchio di nucleo. L'ho costruita, non ha funzionato. Non farai più fermare a nessuno. Ah. No, che cazzo sono questi? Beh, signor Temple. Il dottore. Direi che la sua utilità si è esaurita. No. Ancora vivo, signor Clark. Sto e farabutto. Grazie a questo ingrato. La convergenza mi ha ancora Mercer, negato. Aspetta, dimmelo. Voglio sapere, cos'è la convergenza? Diccelo. Lo sa già. Morti o viventi, avvertiamo tutti il vero scopo del marchio. No, io no. Non vuole riunirsi alle persone che ha perduto. Io... Sì? Allora perché non aiutarmi? Il signor Temple si è rifiutato, ma siamo così vicini. Questo è pazzo comunque. Tutti gli avvenimenti della Ishimura. Oh, stava armato bene sto tipo. L'inizio. Se la metti così, tu e il tuo marchio potete andare all'inferno. Eh già. Peccato. Allora, questo l'ammazza, poraccio. No! Maledizione! Ma che no. Morte lenta. Nella stasi. Ora, chissà come deve essere. Non ci voglio pensare. Credo che la sua morte sarà più rapida. La tua! Allora andiamo a prendere sto farabutto. Oh, ha tomato! Questo qua mi ha rotto i Zevedei! Azzoppiamo, almeno si azzoppa subito, easy, proprio easy. Ho tolto tutte le cose, braccia, gambe. Gli è rimasta solo la testa attaccata al corpo. Andiamo a prenderci il dottorino, anche se mi ha chiuso la porta. Questo è il marchio, ragazzi, il marchio. Devo rompere, non so, un paio di cose. Si è rialzato, Johnny? E qua, Johnny, che ti azzoppo di nuovo. Ah... Così, così, bene, 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 bene. Sembri un fagiolo senza arti. Johnny il fagiolone. Proprio un coglione. Tipo non mi segue più. Ma ci pensi tu, vero Isaac? Tutto tornerà esattamente come prima. Ragazzi, Chen. No, in che senso? Il marchio ci fa sentire Chen? Ma comunque era morto. Cioè era morto anche da infetto era morto. Ma non che non si era fuso. Sentiamo delle voci di persone che abbiamo perso. Come ci diceva il dottore, non vuoi unirti a quelli che hai perso? Li sentiamo già. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Scopriremo di più andando avanti. Poi ci sono dei disgraziati come al solito. Questo proprio... Sembra proprio a gamba lunga. Ok. Faccio zombare in aria. Che schifo che fanno questi, oh. Ok. Con la bombetta questi li ammazziamo. Mannaggia, oh, ma sempre che mi devono prendere. Daniels. Lo sto cercando, raga, sono... È da un'ora che ammazzo mostri. Ho fatto diversi tagli, raga. Ma... più o meno dobbiamo fare sempre le stesse cose. Entrare in stanze.
Quarantena, spariamo mostri tipo adesso. Ricevuta anomalia pericolosa. Spariamo a 4 zodici e la cosa si ripete per 10 volte però. Oh, per quanto l'ho schivata a quello. Crepa. Ci sono gli sparavomito. Siamo carichi di munizioni, ragazzi. Carichi, carichi. Dai, che questi sono andati. Ok. È sempre così, eh. Attiva quarantena, quarantena disattivata. Attiva quarantena, quarantena disattivata. Oh, cazzo sta succedendo? Stiamo male, penso sia il marchio questo, raga. Oh, cazzo, Nora, Nora. Riprenditi, Johnny. Scusa, ho fatto tardi. Come stai? Insomma. È morta. Lo sono io. Ha ucciso mio padre. E si è uccisa. La chiesa. Hanno preso i corpi prima che io. Oddio. Oh, Isaac. Questo è il passato di Isaac. Basta, basta. Non parlare. Hai detto che era di nuovo in sé. Che sarebbe stata meglio a casa. Ti ho creduta. Dio. Non capisco se sta cosa è successa veramente. È come se li avessi uccisi tu stessa. No, non credo. Stava meglio. Tu mi hai detto di imbarcarmi su Nishimura. Mi hai spinto. Forse sì. Sai che ti dico? Vai a diavolo, Isaac. Nicole! Nicole! Non volevo. Dio. No! Non anche lei. Mi sa che è successo veramente, raga. È il passato. Isaac. Sono io. Vorrei parlare con te. Esatto. Non l'ho potuto. Mi dispiace. Posso aggiustare le cose? Mi dispiace. Posso salvarci? Mi dispiace per tu. Sta registrando. Devo conservare tutto. E vediamo che fa qui. Mercer è un mostro. Già. Studiava come il marchio infligge sul cervello dietro. E come... Oddio. Ah, dottoressa Brennan. Mi lasci indovinare. Terrence Kane l'ha fatta entrare. Peccato non sia qui. Non questo quando è successo, raga? Questa tragedia è un'occasione per scoprire come curare la morte. Continui. Queste creature. I tessuti rianimati. Immortalità a livello cellulare. So che non siamo mai andati d'accordo. Ora capisco. Salvare così tante persone. Sta dicendo così perché se la sta facendo addosso. Perché lei sapeva comunicare con il marchio. Sono così vicina. Pensavo che celasse i segreti che cerco. Ma lei è una donna di scienza. Non di fede. Ma lui non se la beve, raga. Lasci a me il marchio. Questi sono gli appunti dell'autopsia. Oh. Molto approfonditi. Raga, che lente ste discussioni, però. Rivalutare da un collega, ovviamente. Ci mettono 3 anni. Poi tra una frase e un'altra ci mettono una pausa di 5 secondi. Non può aiutarla. Sì. Credo a una sola persona ora. Io. Ah, vabbè, non gli ha fatto davvero nulla. Davvero molto approfonditi.
e utili per la prossima operazione sul signor Harris. Che quel poveraccio che non è stata registrata alcuna attività rig correlata, su cui ha fatto esperimenti poi dopo. Oh. Salve, sono il dottor Terrence Kyle. Ciao. Abbiamo parlato sulla valla. Se sei reale, fammi entrare. Devo distruggere quella massa alle tue spalle. Non ancora, ma se fuggirete con quella cresta ci ucciderete. Eh no, io voglio fuggire lo stesso. A Aegis 7 si è svegliata la creatura nel nucleo del pianeta. Ah. Oh cacchio. Ma è quella che abbiamo ammazzato noi? Che diavolo è? No, è un'altra. La chiama unicamente un organismo centrale di controllo telepatico dei necromorti. Se ce ne andiamo mentre unicamente è attiva, va bene. Hai visto, Valor? Se un solo necromorto fugge, l'umanità è finita. Ora è tutto più chiaro, raga. Amelia lo sapeva. Ha detto che avrebbe fatto riassopire la bestia. Ok. Quindi se riportiamo il marchio su Aegis 7 metterà fine all'epidemia. Esatto. Ok. Ma ci serve la navetta per riportarlo sul pianeta. Minchia raga, però tu dici... hai un nucleo centrale e io posso farti passare. Che ne dici? Che ne dici? Se farò finire tutto, ok. Non abbiamo scelta. Posso distrarre Mercer, ma non per molto. Porta subito il marchio alla sala navetta. E raga, dobbiamo trasportare il marchio? O in persona? Mi ha aiutato a rimediare ai miei errori. Ok ragazzi, è tutto più chiaro adesso. In pratica hanno tolto questo marchio che era collegato a una creatura che si trovava al centro del pianeta. Una creatura gigantesca che si è risvegliata. E da qui questa creatura ha una mente che si collega con altri suoi figli, diciamo. Virus, batteri che infestano le persone, gli esseri viventi. Penso che li controlli. E quindi noi ora dobbiamo ammazzare sta mega giga grande creatura, che sarà ancora più grossa del coso che abbiamo ammazzato prima. Se stava al centro del pianeta. Che là c'è il marchio. Io come cazzo me lo porto il marchio, che è grosso quanto un aereo di linea. No, non mi dire. Non mi dire. Che cazzo. Dov'è? Ciao Giannino! Ce n'è un altro. Sono solo questi due. A posto. Cos'è? Più scarsi. Era troppo bello fossero solo quei due. Fossero stati solo quei due. Via via, andiamoci. Qua ci vogliono. Mannaggia. Ci vogliono le bombe qui. Vai. Perfetto. A posto raga. Sono finiti, sì. Ok ragazzi, allora prima di portare il marchio nella navetta, io terminerei l'episodio qui, che penso sia venuto abbastanza lungo. E ci vediamo al prossimo, che a questo punto penso sia l'ultimo. O magari no. Ok, lo trasportiamo così questo. Ok, l'abbiamo calato nella navetta. Va bene ragazzi, allora, come detto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. A presto. Installa il nucleo energetico nella navetta. Io ti aiuto a caricare il marchio. No, Mercer è vicino, presto. Non riesco a concludere. Dicevo, a presto e ciao ciao!